Lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, a Venezia è stato firmato e presentato il Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto e la parità di genere nell'informazione, varato dalla Commissione Pari Opportunità della FNSI. Di questo si è discusso a Palazzo Labardieri nel corso di un incontro organizzato da Assostampa Napoli Nord, cui hanno preso parte l'Ordine dei giornalisti della Campania, la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine, la Regione con l'assessore Chiara Marciani, il giornalista Alessandro Cecchi Paone e la presidente dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne, Rosaria Bruno. Intanto grazie per avermi invitata e sono felice di essere qua. Sono felice di trovare Mimmo, Titti e quindi tutto il gruppo delle Pari Opportunità con le quali ci siamo interfacciate per fare un protocollo che io chiamo di lavoro, perché ovviamente ci sono dei protocolli madre già che precedono questo, ma il mio è un protocollo operativo, quindi che definisce chi fa cosa. L'osservatorio quindi ha questa funzione di contrasto culturale, mi sembra ovvio, perché è una funzione di prevenzione sulla quale onestamente lavorano tutti e devo dire lavorano bene, cioè lavorano le commissioni pari opportunità, lavora la consulta, lavora l'ordine dei giornalisti, lavora la scuola come agenzia educativa. Tutti sono impegnati sulla prevenzione di tipo culturale perché è fondamentale.